Come si arriva a questo palio? E come ci si arriva? Ci si arriva, diciamo, con molta ansia, però diciamo con la convinzione di aver messo in campo, diciamo, in allenamento tutto quello che era necessario, e quindi abbiamo buoni propositi. C'è una, come si può dire, una quotazione delle contrade che sono più vicino a poter vincere rispetto ad altre? Voi come siete messi? Sì, diciamo, vabbè, noi intanto siamo i campioni uscenti, quindi dobbiamo difendere il titolo dell'anno scorso, però il livello è alto, quindi diciamo che stando ai numeri almeno tre contrade se lo possono giocare, secondo me, a pari merito, con la sorpresa della Rocca che ha un nuovo fantino, e quindi speriamo possa essere competitivo per innalzare sempre di più il livello del palio. Come arrivate a questa edizione del palio? Arriviamo abbastanza carichi come tutti gli anni, perché questa è una manifestazione molto sentita, qui ci teniamo e quindi arriviamo sempre abbastanza carichi, sportivamente parlando ovviamente. La pioggia degli ultimi giorni ha creato qualche problema per questo pomeriggio?
Ma non credo, poi questa è una questione un po' tecnica che riguarda più che altro i Fantini, ma credo di no, insomma, sono abbastanza provati. Se può fare una previsione, come arriverà Papacqua? Beh, la risposta potrebbe essere scontata, ma diciamo che vinca è migliore. Domanda di rito, come arrivate a questo Palio? Arriviamo come al solito, come tutti gli anni, carichi, molto carichi. E ci sono tante aspettative, come è logico e giusto che ci sia da parte dei contradaioli. C'è tanto entusiasmo perché abbiamo quest'anno un nuovo cavaliere che diciamo ci fa ben sperare. E chiaramente poi una dose di buona fortuna non guasta mai. Per far capire ai nostri telespettatori, il tracciato viene scelto in che modo? Cioè, quando viene disegnato, i cavalieri possono allenarci, si possono allenare prima del giorno del Palio? Allora, il tracciato è un tracciato che è deciso già da alcuni anni, ormai è un tracciato tradizionale. Però viene preparato il campo sia per quanto riguarda il percorso del cavaliere, sia per quanto riguarda le visuali che vengono poste per gli arcieri, viene preparato mediamente una settimana prima e immediatamente dopo la preparazione, quindi la tracciatura del campo e il posizionamento delle visuali, i cavalieri possono accedere e fare le prove qui direttamente sul campo, che sarà poi quello di gara. Sempre fiduciosi di fare bene, speriamo, si sono allenati abbastanza quest'anno, gli allenamenti abbiamo visto che hanno dato buoni frutti, speriamo che la gara sia proficua. Come arrivate, come sono le ore, i giorni prima di questo evento? Come vengono vissuti dalle contrade? Dalle contrade sono sempre carichi di tensione, di nervosismo, perché comunque voglio dire c'è sempre la voglia di fare bene, di fare meglio, e perciò c'è sempre la ricerca del particolare, perciò è sempre un momento abbastanza carico di tensione. E allora sì, ci siamo, benvenuti al Palio della 49esima Saga delle Castagne 2016. Facciamo sentire subito il calore del pubblico qui all'esterno, ognuno per il proprio cavaliere, il proprio arciere. E un benvenuto lo diamo anche a chi ci sta ascoltando direttamente dalla piazza Vittorio Emanuele II, perché siamo in collegamento anche con la piazza, così almeno quest'anno ciò che accadrà qui lo sentiranno in diretta anche in piazza. Quindi un benvenuto anche a chi ci sta ascoltando dalla piazza di Soriano. Queste ore prima della partenza, questi minuti prima della partenza, con tanti preparativi e con tanti tanta ansia da parte dei presidenti, dei cavalieri e anche dei tifosi delle varie contrade, come si vivono? Si vivono malissimo, poi dal punto di vista mio ancora peggio, perché spero che tutto vada bene, quindi dobbiamo considerare che la pista ha piovuto tutta la notte e quindi abbiamo una pista un po' scivolosa, speriamo che non ci siano problemi, quindi l'ansia è anche per quello, timore, paura che qualcuno si faccia male, che giustamente sia la cosa principale, che tutto si svolga nei modi dovuti. Ogni tanto abbiamo visto negli scorsi anni che ci possono essere dei piccoli battibecchi tra varie contrade per quanto riguarda il percorso, per quanto riguarda la cavalcata. Quest'anno c'è il rischio che avvenga, e poi in questi casi lei cosa fa? Come si comporta? Io cerco di mettere le paci, perché la cosa principale è cercare di calmare gli animi. Io so che ci sono, normalmente nelle contrade sappiamo un po' tutti chi si agita di più e chi si agita di meno, però cerchiamo di calmarli tutti quanti, quindi il primo dovrebbe essere io, essere calmo, anche se detto sono quello più teso, perché sperando che tutto vada bene. Per quanto riguarda invece la sagra, che comunque ha come evento questo del Palio, ma poi la sagra è composta da anche tanti eventi, come sta andando e come andrà quest'anno?
Quindi fino adesso sta andando abbastanza bene, dobbiamo solamente purtroppo rinunciare a quell'evento di ieri sera dove c'erano spadaccini e sbandieratori, che ricopriremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, però diciamo che sta andando abbastanza bene perché noi abbiamo visto che abbiamo richieste di oltre la regione, quindi andiamo, parliamo di Puglia, Campania, Liguria, Toscana, quindi diciamo poi la nostra non è una sagra tra virgolette, ma più è una festa ricorativa in base a tutti i vari, le varie rappresentazioni che facciamo durante la settimana, quindi ci tengo a dirlo questo perché bisogna distinguersi rispetto agli altri, insomma. Non è una classica sagra, diciamo, con il prodotto tipico al centro della festa, ma in realtà qui è una festa a tutto tondo. Esatto, il nostro prodotto è la castagna, ma intorno alla castagna abbiamo creato delle rappresentazioni storiche della vera storia di Soriano e quindi è lì che noi ci giochiamo tutto. Quindi abbiamo, oggi per dire, è passata la giuria dell'addobbo, quindi sono delle giurie che passano per gli addobbi, per le scene storiche, per il corteo, quindi diciamo dobbiamo, ci hanno detto almeno i giudici che il livello è molto molto alto, insomma, ecco. Put a ribbon round my neck and call me a libertine. I will sing you songs of dreams I used to dream. I will sail away on seas of silver and gold until I reach my home. Give me a guitar and I'll be a troubadour. Your strolling minstrel, 12th century door to door. Del risultato del cavaliere del Rione Rock del suo primo giro, ha girato in 28 e 48 con una penalità accertata, quindi sono 10 punti in meno, ha preso 5 anelli piccoli, quindi il totale del primo giro del cavaliere del Rione Rock è 58,04. You're feeling the same as me. And how do I know that that's the only place you want to be? Give me a stage and I'll be a rock and roll queen. Your 20th century cover of a magazine. Rolling Stone, here I come, watch out everyone. I'm singing my soul. Give me a festival and I'll be a Glastonbury star. The last cavaliere della nobile contrada Trinità ha percorso in 27 secondi e 81 catturando 9 anelli piccoli per un totale di 105,38. Del risultato del cavaliere della contrada San Giorgio,
ha girato in 27,67 secondi, catturando 8 anelli piccoli per un totale di 96,66. Del cavaliere della contrada Papacqua ha eseguito il giro in 27 secondi e 16, catturando 7 anelli piccoli per un totale di 88,68. Classifiche parziali dei cavalieri e degli arcieri. Per quanto riguarda i cavalieri, al primo posto c'è la Trinità con 105,38, secondo posto San Giorgio con 96,66, Papacqua terza con 88,68 e Rocca quarta con 58,04. Questo è il parziale dei cavalieri. Per quanto riguarda invece il parziale degli arcieri, al primo posto San Giorgio con 55 punti, al secondo posto Papacqua con 53, terzo posto per Trinità con 52 punti, quarto posto Rocca con 51 punti. Sappiamo che oltre che gareggiare in questo palio, le contrade, come ha detto lei, si sfidano, comunque vivono anche di altro, come per esempio gli addobbi, ma anche queste cene tipiche. Ci può spiegare meglio in cosa consistono queste cene? La cena noi la facciamo normalmente di giovedì, prima della benedizione, una cena storica dove c'è un percorso enogastronomico, si fanno delle contrade, in ogni contrada fa delle tavolate e si mangiano dei tipici pietanze medievali o rinascimentali, dipende dal tipo di contrada in cui uno è, insomma, quindi è abbastanza interessante, sta prendendo piede, speriamo sempre di farla migliorare, insomma. Allora, noi ci vedremo tra poco in piazza nel centro di Soriano, perché sarà declamato il vincitore di questo palio, e le auguriamo in bocca al lupo, dato che in questo momento, come ci ha spiegato, è un po' di terrore. Di tensione ce l'ho io sempre, finché, diciamo che per me la sagra tra virgolette finisce oggi, perché poi dopo iniziano tutte le rappresentazioni, si ha più calma, più tranquillità. Oggi purtroppo è la cima più alta possibile, insomma, da questo punto di vista della tensione, anche perché stare dietro alle contrade a tutti quanti non è facile. Too many just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is twisted sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight?
Bene, Viviane Rocca ha appena ultimato il suo secondo giro e adesso faremo il conteggio necessario. Andiamo a lettura del risultato del cavaliere del Rione Rocca del suo secondo giro. Ha effettuato il giro in 29 secondi e 32, catturando un anello piccolo e 5 medi, con due penalità accertate, per un totale di 40,36. Anche il cavaliere della nobile contrada Trinità ha terminato il suo secondo giro. Il cavaliere ha effettuato il giro in 27 secondi e 61, catturando 9 anelli medi per un totale di 78,78 punti. Allora anche il cavaliere della contrada San Giorgio ha terminato il suo secondo giro e a breve daremo lettura del risultato. Del risultato del secondo giro del cavaliere della contrada San Giorgio: ha effettuato il giro in 27 secondi e 39, catturando un anello piccolo e 7 medi per un totale di 76,22 punti. E allora anche il cavaliere della contrada Papacqua ha terminato il suo secondo giro e così si chiude il secondo turno dei cavalieri. Il risultato del cavaliere della contrada Papacqua: ha effettuato il giro in 26,91, prendendo due anelli piccoli, 7 medi, per un totale di 86,18.
day. Like they say, where there's no choice, there's a way. I'll forget all about you soon as I saw this one last part. This part I keep asking myself, what do I tell my heart? I told a lie at first and said you overslept. Quest'anno com'è andata la raccolta? Un po' discretamente. Bene. Diciamo di sì. Spero. Ma rispetto, noi abbiamo scoperto che le castagne di ogni località qui nella Tuce sono un po' diverse dalle altre. Queste di Soriano, per esempio, che differenza hanno? Sono un po' più dolci, più piccole. E quindi, diciamo, cotte in questo modo sono ancora più buone? Sì. Con cosa vanno accompagnate le castagne? Ma di solito con un buon vino bianco. E a lei piace? Quando lavorano, però la sera magari a cena. E in questo momento lei perché li sta muovendo così velocemente? Altrimenti si bruciano, si scoppiano e non sa più buono. Come si fa a capire quando è pronta? Sì. Come si fa a capirlo? Dal colore e dal suono. I'll forget all about you soon as I saw this one last part. This one last part. Se prima abbiamo visto le castagne cotte al fuoco, quindi le caldarroste, ora vediamo un altro prodotto che proviene dalle castagne. Cosa avete qui in esposizione? Abbiamo delle marmellate fatte nostrane e abbiamo anche un liquore che facciamo noi, liquore a base di rum con castagne. Allora, abbiamo visto marmellata di castagne e crema. Che differenza c'è? Allora, la differenza è che la crema è fatta unicamente con zucchero e castagne, mentre invece la marmellata è una ricetta tipica sorianese dove è aggiunto del rum e del caffè. Tutto rende il sapore molto più buono. Su cosa si può assaggiare? Su cosa è buona questa marmellata e questa crema? Sia crostate, fette biscottate, pane e quanto, tutto quello che si vuole. Invece questo liquore che gradazione ha e poi che sapore ha? Guarda, all'incirca intorno ai 25-30 gradi il sapore è buono, ottimo. E qui invece vediamo per chiudere del vino. Vino locale, bianco e rosso a seconda dei gusti del... Con le castagne cosa è meglio? Vino. Rosso. Quale rosso? Secondo me rosso, poi ognuno ha le sue. Continuiamo con i derivati della castagna, anche qui in esposizione varie marmellate e varie confetture provenienti sia dalla castagna ma anche da altri prodotti autoctoni della Tuscia. Allora, assolutamente, qui abbiamo le marmellate, crema di marroni e marmellate fatte dalle suore di Vitorchiano, suore trappiste. Qui ci sono dei prodotti fatti da un'azienda di Capranica, tutto a base di nocciola. Quindi la nocciola è il prodotto che diciamo è contenuto in tutti questi prodotti, e prodotti della zona, biologico, e quindi noi promuoviamo e vendiamo questo. Noi siamo del Comitato di Santo Tizio, festeggiamenti, quindi tutto il ricavato della festa andrà per quella che è la festa di giugno del prossimo anno, Sant'Eutizio. Senta, siccome siamo abituati sempre con, diciamo, la nocciola che è di colore marrone o comunque un colore scuro, quella bianca, quella marmellata bianca che però è sempre composta di nocciola, com'è possibile? Allora, è una lavorazione, cioè viene la nocciola ovviamente, cioè forse è pure il contenuto di nocciola è lo stesso delle altre, è una lavorazione che consente di togliergli il colore, è bianco perché si avvicina al bianco della cioccolata bianca, quindi perché tutti questi prodotti si avvicinano alla Nutella, insomma, e quindi c'è una lavorazione che dà il colore, però è tutto naturale, per cui i colori sono semplicemente dati dal, vabbè, il pistacchio è verde, il bianco è bianco perché è dato da una lavorazione particolare. Per chiudere, come sta andando questa sagra, le persone che sono giunte fin qua? Abbastanza bene, anche se il tempo ieri non ci ha assistito, comunque la festa sta andando bene, quindi siamo fiduciosi per il prossimo fine settimana. E finalmente abbiamo trovato una persona che di castagne se ne intende veramente, perché lei ha dei castagneti molto grandi e naturalmente vende il prodotto delle sue terre. Innanzitutto, come sta andando quest'anno la raccolta? Bruttissima, perché la sagra è troppo presto e le castagne non cascono. Cascono i prossimi giorni sia la nostra castagna che i marroni.
E poi, che differenza c'è tra castagne e marroni? Beh, il marrone è quello del marron glacé, è più dolce, più buono. È più grande anche, immagino. No, non è detto. Infatti parecchi non capisce, pensa che il marrone è più grosso, invece il marrone è più piccolo della castagna. Solo che la stagione è brutta perché non c'è stata impollinazione. La primavera ha piovuto sempre e le castagne ci sono pochissime. In più ritardo, diciamo. Il ritardo, però proprio non ci sono ricci. Cioè, nei castagneti un ramo c'è qualcosa e il resto dei rami non c'è niente. Proprio neanche... La raccolta come avviene? Si attende che cadano dall'albero e poi si raccolgono a terra, un po' come le nocciole? Sì, si raccolgono o a mano o dei posti scomodi e chi c'ha parecchio anche con semoventi come le nocciole... Le condizioni climatiche perfette per far sì che ci sia, diciamo, una produzione alta di castagne, quali sono? Le condizioni, i castagneti devono essere messi sopra 600 metri di altitudine, da 6 a 800 metri e vengono benissimo, sotto soffrono il caldo. Ci deve essere, diciamo, una stagione primaverile, quindi abbastanza calda, da quello abbiamo, cioè non deve, deve piovere moltissimo. In alta montagna succede che ci sono le piogge primaverili lì tutti i giorni come quest'anno e l'impollinazione è andata male, proprio non è riuscita a impollinare il frutto, via. Proprio. E per, con le castagne abbiamo visto, vabbè, le caldarroste che sono famosissime e forse è il miglior modo, più genuino, più semplice per mangiare le castagne, ma altre ricette magari anche tipiche di questa zona per gustarle? Le marmellate ci si fanno, però a caldarrosta penso è il miglior modo. Ma anche primi piatti e secondi piatti si possono fare con le castagne? Sì, qui abbiamo ristoranti che ci fanno anche la zuppa con i funghi mischiata con le castagne. Buonissima, no? Buona. Come mai l'idea di far rivivere questa arte del tiro con l'arco? Noi ormai sono 15 anni che facciamo il tiro con l'arco e sono 10 anni che abbiamo provato a insegnare il tiro con l'arco storico medievale alle persone. Cosa cambia dal tiro storico medievale rispetto all'altro? L'arco storico medievale è un pezzo di legno sano. Non c'è la finestra dove appoggiare la freccia, non c'è il punto di incocco dove fissare la freccia, per cui ogni tiro è spostato rispetto allo standard, cioè il tiro con l'arco olimpico, diciamo, campioni olimpici ultimamente, eccetera, c'è un punto fisso dove io poggio la freccia, un punto fisso dove io poggio la freccia, ci sono dei ripartitori di potenza. Per cui tirando la corda, la potenza che io devo esercitare per tirare la corda è molto inferiore rispetto alla spinta che avrà l'arco. In questo caso noi abbiamo, questo arco sono 57 libbre di potenza, diciamo che quando io tiro la corda sto prendendo un uomo di 90 kg e me lo tiro dietro. Non ci sono ripartitori di potenza. Quindi lo sforzo che fa il braccio sono 90 kg. Il problema qual è? Che tirando 90 kg, nel momento in cui vado a prendere la mira, lo sforzo è tale per cui la mia mano trema e quindi la mira è inutile prenderla. C'è un sistema specifico di tiro che si chiama tiro istintivo, consiste nel prendere non la mira, ma il riferimento nel momento in cui io prendo in cocco la freccia sull'arco, la rivolgo verso il bersaglio e prendo la mira in quel momento. Da quel momento devo alzare, tirare il più rapidamente possibile lasciando la freccia. Nel momento in cui serviva un tiro preciso, bisognava prendere degli archi più piccolini
questo qua adesso è un arco che noi facciamo tirare i bambini, quindi è leggerissimo, no? Però di queste dimensioni, caricato a dovere, quindi restando sui 50, 60, sulle 60 libbre di potenza, essendo più piccolo è più preciso. Got you thinking like that, boy. E lei è super partes in questa competizione o comunque tiene alla sua contrada? Molto poco super partes. Sono rocchiciano di nascita, fondatore degli Spadaccini, per cui direi un'assurdità se dicessi che sono super partes. Da sindaco è la festa quella che conta, sono contento per chi vince perché c'è il lavoro di un anno. Se avesse vinto la Rocca sarei stato più contento. Ma un ambiente così, abbiamo visto anche giù dove è avvenuto il Palio, la rivalità è molto forte tra le varie contrade. Come si riesce poi a mantenere, diciamo, il paese unito in tutto il resto dell'anno? Ma è una sana rivalità e credo che sia giusta, perché l'ho detto in apertura della festa venerdì alla benedizione, la Sacra è una festa di popolo, lavorano 1300 persone per questa festa, sono i 900 figuranti che domenica prossima faranno il corteo e il resto lavora nelle contrade. È un anno di lavoro, l'anno di lavoro in questi 15 giorni viene, è evidente, il paese si trasforma, le persone rispondono, sia il pubblico di Soriano che il pubblico di fuori Soriano, è un evento per cui c'è rivalità, ma l'unione è quella che è la Sagra delle Castagne. Noi abbiamo seguito la Sagra delle Castagne per molti anni e vediamo che ogni anno si aggiunge sempre un qualcosa in più, per esempio quest'anno la filodiffusione anche qua nella piazza principale. Quindi cosa ci aspettiamo per i prossimi anni? Prossimo anno sono 50 anni della nuova Sagra, per cui stiamo pensando di festeggiare degnamente questo compleanno. Al di là della filodiffusione, che è un servizio in più, potrebbe essere anche i maxi schermi, però è comunque una spesa e va valutata. Io credo che quello che vada invece sottolineato è che ogni anno è la festa delle migliorie particolari. Non è solo la Sagra della Castagna, è diventata ormai una delle 10 sagre medievali più importanti d'Italia. Anche i particolari sono studiati, è difficile anche per le giurie premiare l'addobbo che i rioni sono trasformati, il paese è trasformato, noi speriamo di far respirare quest'aria agli ospiti che vengono e alle persone che seguono la festa. Ecco, a proposito di ospiti, l'indotto di una festa del genere immagino sia molto importante per tutta la comunità di Soriano. È importantissimo, io credo che la nostra festa muova perlomeno 2 milioni di euro in 15 giorni. Che è importante per l'economia del paese e comprensorio e è trainante per la festa della castagna di tutti gli altri paesi, perché è la prima. Le castagne che da quest'anno cominciano ad avere una produzione decente, per cui se ne è parlato anche in Camera di Commercio, dobbiamo riuscire a fare sì folklore, manifestazioni, ma dobbiamo anche riportare quel prodotto che era la castagna, che dava da vivere a molti paesi, ai livelli che aveva prima, e ci vuole un impegno sull'ecologico, sull'agricoltura consapevole che non c'è stato per tanti anni. Stretti vicoli che si intrecciano tra di loro in un'atmosfera tipicamente medievale. Torce e antiche insegne caratterizzano l'affascinante contrada a Rocca. La più antica di Soriano, la cui nascita si fa risalire al 1084. Salendo per queste stradine ci si imbatte nella settecentesca chiesa dedicata a Santo Tizio Martire, nella piccola chiesina della Misericordia e in una fontana del Cinquecento detta Fontana di Dentro, fino a trovarsi di fronte al Castello Orsini. Merlato e maestoso fabbricato duecentesco è l'edificio più rappresentativo dell'intero paese. Costruito da Papa Nicolò III Orsini, fu poi modificato successivamente.
San Giorgio è la più verde delle quattro contrade, è infatti immersa nei boschi e castagneti dei Monti Cimini. Da molte strutture murarie di antiche case delle zone Concia e Moda è evidente l'appartenenza all'epoca storica medievale. Ma il vero cuore della contrada è la piccola chiesa dei tipici caratteri romanici dell'XI secolo, dedicata a San Giorgio. All'interno infatti c'è un bassorilievo che raffigura le gesta del cavaliere che uccide il drago. La chiesina dà infatti il nome alla contrada. Nel rione si possono inoltre ammirare la cinquecentesca fontana del Madruzzo e la settecentesca porta romana. Come la tradizione prevede la I colori verde e rosso contraddistinguono la contrada Papacqua, il cui nome deriva dalla fonte annessa al palazzo Chigi Albani che rappresenta il cuore del rione. La sorgente d'acqua e il palazzo furono fatti costruire nella seconda metà del XVI secolo dal cardinal Cristoforo Madruzzo. Il complesso fu poi portato a termine nel Settecento dalla famiglia Albani. Vicoli e stradine della Soriano rinascimentale circondano il palazzo e sono interessanti luoghi di escursione durante il periodo della Sagra delle Castagne. La presenza di questa imponente struttura architettonica fa sì che durante la tradizionale sfilata domenicale i figuranti rappresentano i membri delle famiglie Madruzzo e Albani e la rispettiva vita di corte. La contrada Trinità prende il nome da due chiese agostiniane, la ormai fatiscente chiesina della Santissima Trinità, situata sul Monte Cimino, e l'altra all'interno del centro storico sorianese che conserva al suo interno una trecentesca tavola raffigurante la Madonna col Bambino, che forse è l'opera di più alto valore artistico presente a Soriano. Percorrendo il rione si possono inoltre ammirare vicoli e piazzette e la collinetta della Bastia, dove un tempo sorse un antico castello costruito dai Guelfi, dal quale non rimane alcuna traccia.
concluso questo palio, ha vinto il Reone della Trinità. Com'è andato? Tiriamo le somme di questo palio. Alla fine è andata benissimo perché è stata suspense, quindi hanno vinto proprio 0 centesimi sul secondo spareggio, quindi penso che è stato molto molto bello. Abbiamo visto che ogni anno, diciamo, c'è un qualcosa in più sempre per questa festa. Il prossimo anno cosa ci dobbiamo aspettare? Il prossimo anno vediamo, ci stiamo organizzando. Cinquantesimo, no? Cinquantesimo, quindi sono mezzo secolo di vita di questa festa, diciamo, moderna dal 68 ad oggi. Ci stiamo lavorando, speriamo di fare qualcosa di molto molto importante, anche perché non è facile raggiungere 50 anni di festa a questi livelli poi.